Con il montaggio di Andrea Petraca andiamo alla Juventus Stadium. Osvaldo in tribuna come Hernanes per il 188esimo derby d'Italia in campionato. Juventus con Storari fra i pali, Buffone squalificato, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Samoa, Tevez e Llorente. La risposta di Mazzarri con Handanovic, Campagnaro, Rolando, Juan Jesus, Jonathan, Kovacic, Kuzmanovic, Taider, Nagatomo e Alvarez alle spalle di Palacio. Dirige l'internazionale Rocchi e andiamo al terzo minuto con questa palla vagante in area di rigore, lo stacco di Asamoah, Tevez due volte, mostruoso Handanovic sul giocatore argentino. La reattività di Handanovic è pazzesca. Poi primo ammonito Kuzmanovic, intervento duro su Vidal, rischio per il giocatore serbo, libertà di giocata per Pirlo, siamo al quindicesimo, pesca così Lichtsteiner, la solita combinazione Pirlo-Lichtsteiner, riesce lo svizzero ad anticipare tutti in area di rigore ed è l'1-0 per la Juve, il secondo gol in campionato per il nazionale elvetico ed è il gol dell'1-0. Ancora Juve, Chiellini, Pogba. In direzione di Tevez, palla a pericolo davanti ad Handanovic con Mazzarri che ha una eloquente espressione su come sta andando la partita per i suoi. Bonucci in deviazione sull'angolo di Pirlo. Poi la risposta dell'Inter con questa giocata di Palacio, il 3 contro 2 con Kovacic che vede Palacio sulla destra, il tocco per l'argentino, il destro in corsa sul fondo altissimo. 41esimo, Asamoah, il sinistro, la respinta di Handanovic e guardate ancora Asamoah, sradica il pallone dalle parti di Campagnaro e impegna così Handanovic. Ripresa senza cambi ma con Milito in rampa di lancio, un primo, 46 secondi, calcio d'angolo per la Juve. Il tocco di Pirlo, stacca poi Chiellini in qualche modo, Nagatomo, questo è il rinvio, il tocco di Vidal, Pogba di forza ancora e poi Chiellini di destro. In area di rigore non da scampo ad Handanovic, è il gol del 2-0, rivediamo ancora il rinvio di Nagatomo e poi Pogba che resiste a tutto, e arriva Chiellini, il terzo gol in campionato per il nazionale di Prandelli. Esulta così Antonio Conte, il disappunto per Mazzarri. Prova a farsi vedere l'Inter, 6 minuti e 30 secondi, Alvarez il pertugio giusto per cercare Palacio di prima intenzione, così altissimo. Milito per Kuzmanovic, decimo minuto, rimessa laterale di Asamoah, Llorente alle spalle, c'è Juan Jesus, Pogba al tiro, Handanovic, ancora Juan Jesus, anticipato da Arturo Vidal, implacabile la Juventus, sono passati 55 minuti di gara e il risultato è fissato sul 3-0, l'undicesimo centro in campionato per il giocatore cileno. Hernanes in tribuna riflette, fuori Jonathan, c'è l'esordio in nerazzurro di D'Ambrosio, poi Cáceres per Barzagli che è sofferente. Ventesimo minuto, c'è qualche minuto in più per Ruben Botta al posto di Kovacic, diventa più offensiva l'Inter. 27esimo minuto, calcio d'angolo per i nerazzurri, palla che vaga in area di rigore, qualche attimo di disattenzione dei difensori bianconeri, ne approfitta Rolando e c'è il gol dell'1-3, il secondo gol in campionato per il portoghese. Poi cambi ulteriori, Isla per Lichtsteiner e udite udite Vucinic per Llorente. Eccolo qui, siamo al 41esimo minuto, si riaffaccia l'Inter, la Juventus ha un po' mollato anche sul piano della concentrazione e la palla finisce dalle parti di Palacio che non sfrutta l'assist di Milito. E al 46esimo minuto ci potrebbe essere il gol più beffa delle beffe, e cioè Vucinic che si fa spazio e largo in area di rigore nerazzurra, è sfortunato ma c'è forse una leggera deviazione di Handanovic e la palla finisce sul palo. Allo Juventus Stadium la legge è dura per tutti, Juve 3, Inter 1.